non avendo figli non mi posso esprimere su questa cosa, perché non ho... In linea di principio? Gli sgravi fiscali per la scuola paritaria, io direi di sistemare la scuola pubblica prima di tutto e poi pensare agli altri. La scuola è fondamentale come servizio pubblico, quindi tutti gli aiuti per me devono andare alla scuola pubblica, questo penso. Non capisco perché devo incentivare la scuola privata. Chi ha i soldi può andare alla scuola privata ed è ingiusto togliere sempre di più la scuola pubblica per dare sempre di più alla scuola privata. Semplicemente questo. Credo molto nell'istruzione italiana in generale, quindi sono pro la scuola italiana, non sono pro le scuole straniere, eccetera. Ovviamente se la scuola fosse sotto casa e in più mi dessero anche un incentivo, prenderei più in considerazione la scuola privata. Sugli sgravi fiscali forse sì, sugli incentivi in più no, perché ci sono le scuole pubbliche, prima mettiamo a posto quelle. Cioè, però uno sgravio fiscale sulla retta, sulla quota retta per la scuola privata è d'accordo? Penso di sì, perché comunque un genitore è libero di scegliere. Io sono d'accordo perché ritengo che le famiglie che desiderano per i loro figli un determinato tipo di educazione che può fornire una scuola privata, ad esempio cattolica o di altro genere, non debbano sentirsi in dovere di fare un'altra scelta semplicemente per difficoltà economiche. Quindi trovo interessante che lo Stato si proponga di aiutare anche queste famiglie. Non sarei d'accordo però. Perché? Ma perché la scuola pubblica la paghiamo noi e comunque l'istruzione deve essere pubblica, non privata. Io penso che sia una misura che è contraria agli indirizzi programmatici indicati dalla nostra Costituzione, dove la scuola, l'insegnamento privato è libero ma deve essere senza oneri per lo Stato. Bonus, sgravi fiscali, ok? Giusto, sì, però io nasco e ho sempre frequentato scuole pubbliche, quindi non conosco bene la realtà della scuola privata. In ogni caso, puntare sull'istruzione, che sia pubblica o privata, è sempre un aspetto positivo. Gli asili o le scuole cattoliche possono fornire un supporto maggiore al sistema educativo globale, dove in realtà, per esempio, essendo collocati in zone dove non ci sono le scuole pubbliche, evitano di crearne di nuove. Parità di condizioni, secondo me, incentivi, sgravi fiscali, eccetera, non hanno senso, insomma. Ho studiato, insegnato in scuole private, dico che il pubblico è 10.000 volte superiore per qualità di ambiente, stimoli, la libertà di mandare i figli dove si vuole, una libertà sacrosanta, che lo Stato debba intervenire a fronte di un pubblico che è chiaramente in sfacelo a salvaguardia del privato mi sembra assurdo. È discrezione di chi se lo può permettere di andare alla privata, invece la pubblica deve essere, cioè, comunque il diritto all'istruzione di tutti. Effettivamente avrebbe più senso indirizzare dei soldi a quella pubblica rispetto a quella privata. Cioè, è giusto dare i soldi alle scuole pubbliche perché è giusto che tutti possano avere una buona istruzione, però cioè, anche se si dà uno sgravio alle scuole private, cioè, secondo me è una buona cosa. Cioè, ovviamente rapportato, magari più alle scuole pubbliche rispetto alle scuole private. Ma secondo me hanno tanti più problemi le scuole pubbliche in Italia. E c'è un grande divario appunto tra l'istruzione statale e l'istruzione privata. Per cui penso che ci siano molte scuole pubbliche che avrebbero bisogno di sovvenzioni da parte del governo.